Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi volevo fare un esperimento, un assaggio anzi. Volevo assaggiare con voi le capsule per cappuccino di questa linea che è compatibile con le capsule della Lavazza Modo Mio, la mia adorata macchinetta per il caffè espresso. Io già compro le capsule compatibili, non compro le originali e sono di questa marca, questa, e sono, io devo dire, sono migliori delle originali. Mi scusi la Lavazza, ma veramente queste sono buonissime e costano la metà, esattamente la metà rispetto alle capsule della Lavazza, e sono buonissime. Io compro il caffè normale, diciamo, non è troppo intenso come gusto, a me non piace troppo forte. Questo, diciamo, una buona via di mezzo, questo. E queste blu che sono il decaffeinato. E il decaffeinato, vi assicuro, è migliore quasi di quello normale. Io avevo trovato queste cialde su questo sito che leggete qua, tuttocialde.it. L'avevo trovato tramite una pubblicità che avevo beccato in Facebook. Ho provato, ho detto proviamo a prenderne perché col primo ordine c'era un'ottima offerta, un misto di cialde, la spedizione gratuita e un prezzo davvero bassissimo. Quindi ho detto proviamole, mal che vada, butto via un po' di cia, butto via, le bevo anche se non mi piacciono. E invece, ragazzi, una bontà incredibile. E infatti, da allora sono passati ormai più di 2 anni, continuiamo a prendere sempre questa tipologia di capsule. Poi, dopo poco tempo, ho scoperto che una sede di questo negozio, di questa catena, tuttocialde.it, è anche a Bergamo. Quindi da allora, da quando l'abbiamo scoperto, andiamo a comprare direttamente in negozio dove ci fanno sempre qualche regalino. Questa volta ho mandato mio marito appunto a prendere il rifornimento di cialde e gli ho detto provo a prendermi il cappuccio, le capsule compatibili di cappuccio e vediamo com'è. Le capsule sono qua dentro, è mini cappuccio, praticamente un cappuccino inno da prendere in tazza piccola. Volendo si possono mettere due cialde e si fa la tazza più grande, ma io come primo assaggio preferisco la tazza piccola. Adesso vi sistemo, dove vi sistemo? Qua, sul portarotolo di Scottex. Non ho voglia di andare a prendere il cavalletto, mi vedete lo stesso? Sì, più o meno. Allora, sono vestita proprio da casa, è golfino vecchissimo e pantalonacci da tuta. Peggio di così non si può. E vado subito, la macchina l'avevo già accesa, vado subito a mettere la mia capsula. Vediamo un po'. L'ora della verità. Sta scendendo, la schiumetta è bella. Ecco il mini cappuccino. Faccio scendere un po' d'acqua dopo aver fatto il caffè o il cappuccio. Faccio sempre scendere un po' d'acqua per pulire le cannule che sono all'interno. Adesso vi riprendo, eh. Proprio tutto molto così, così. Allora, mettiamo che io non riesco a bere il caffè completamente senza zucchero amaro. Metto proprio una pasticca di dolcificante, questo dell'Esselunga, che è buonissimo. Mi piace perché si scioglie immediatamente. Tanti dolcificanti in pasticchette non si sciolgono subito e mi siedo perché il caffè sarebbe il caffè, però anche il cappuccio, il caffè si deve bere sedente, bollente e che non costi niente. Insomma, qualcosa mi è costato tipo 20 centesimi questo cappuccio. Vedete, c'è una bella schiumetta. Ecco qua.
adesso la prova. Dove siete? Eccovi qua. Scusate, è proprio un video così alla carlona. E adesso la prova assaggio, vediamo com'è. Buono. Beh, non è come il cappuccio del bar, ma devo dire che è buono, un gusto. Quasi, sembra che ci sia quasi un retrogusto di cioccolato. Ma non è che ho preso il capciocchi invece del cappuccino? No, no, dice proprio cappuccino. Prendo la scatola. Ecco qua. Cappuccino, quindi. Però questo sapore, questo retrogusto, così quasi di cioccolato ed è molto buono. Bene, mi sa che la prossima volta che mando mio marito a fare il suo solito blitz da tutto Chande, gli faccio comprare non solo il cappuccino, ma c'è anche il cacioc, appunto, il cappuccio col cioccolato e il nocciolino, quello con crema alla nocciola. Li proverò entrambi così a metà mattina, quando mi faccio la mia pausa in casa, mi bevo qualcosa di veloce e buono. Ciao a tutti, un abbraccio, un sorriso. Ciao ciao!